Spartaco Geppetti, presidente dell'Ampia Nazionale, associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. Mi rivolgo soprattutto ai giovani perché loro non hanno vissuto momenti particolari come quello della Seconda Guerra Mondiale e quindi il momento della liberazione. E grazie all'Istituto Parri oggi possiamo fare questa commemorazione attraverso questa pagina social, a differenza di quello che abbiamo fatto dalla liberazione a oggi con manifestazioni e depositi di corone ai monumenti e ai bassorilievi che li ricordano. Dobbiamo comunque onorare la memoria dei perseguitati politici e dei partigiani perché dobbiamo continuare la loro opera superando gli ostacoli di chi vorrebbe privarci della libertà conquistata. L'associazione che rappresento, che fu fondata da Terracini circa 60 anni fa, ha come missione il compito di mantenere la memoria di eventi conclusi nel lontano 25 aprile 1945 e che ora fanno parte della nostra storia. Dobbiamo comunque difendere quei valori attualizzandoli e aggiornando i metodi di comunicazione. Migliaia furono i condannati dal Tribunale Speciale ed oltre agli operai, artigiani e contadini, ci furono molti intellettuali, anche se in numero minore. Fra questi ricordiamo i più bei nomi dell'antifascismo italiano. Oltre a Umberto Terracini, vi furono Antonio Gramsci, Mauro Scocimarro, Sandro Pertini, Giancarlo Pajetta e altri che ritroviamo nella raccolta degli atti dei loro processi del Tribunale Speciale nel volume pubblicato a cura dell'Ampia Aula Quarta, ristampato e aggiornato qualche anno fa. L'isola di Ventotene fu il luogo di confino di molti famosi antifascisti, di fede politica diversa, ma consapevoli che oltre ad abbattere il fascismo era necessario avere una visione più ampia di democrazia. Lì fu scritto il manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita, diffuso in quel momento sul continente grazie all'aiuto delle donne. La resistenza si manifestò nella sua più ampia espressione quando il generale Badoglio comunicò alla radio la firma dell'armistizio con le forze alleate. Era l'8 settembre 1943. Di fatto, in quel momento, i clandestini uscirono allo scoperto ed iniziarono la guerra contro i nazifascisti insieme alle forze armate. Le sofferenze del conflitto bellico di quel periodo hanno determinato il forte senso della dignità nazionale, accompagnato dalla conquista della libertà e dalla democrazia. Si deve ricordare alcuni avvenimenti di estremo dolore prodotti dalla furia nazista e dall'oppressione fascista, come per esempio le tante vittime innocenti delle fosse ardeatine e delle stragi di Sant'Anna di Stazzema. I fatti ricordati devono costituire un importante argine di verità e un monito permanente contro interessate riscritture della storia e degli avvenimenti, particolarmente in una fase di profonda trasformazione del rapporto tra informazione e opinione pubblica. Vi furono molte vittime tra le forze armate per la libertà e l'indipendenza del paese, che anteposero l'onore alla sopravvivenza, a difesa dell'identità nazionale e alla sicurezza personale. Ma anche tra il popolo e soprattutto tra i partigiani furono tante vittime. Le gesta dei partigiani sulle montagne, nelle città e le molteplici forme di solidarietà popolare si concretizzarono anche nell'appoggio ai giovani che rifiutarono di seguire la costrizione imposta dal nuovo regime fascista della Repubblica di Salò. Tale gesta si manifestarono anche nell'appoggio ai perseguitati e discriminati, agli ebrei, ai sinti, ai diversi in genere, che cercavano di sfuggire a un destino di morte e anche ai molti militari alleati fuggiti dai campi di prigionia, che spesso si univano all'unità dei combattenti per la libertà. L'unità tra le forze armate e i partigiani durante la guerra di liberazione portò a superare ciò che aveva diviso e lacerato profondamente l'Italia. In nome della libertà, l'Italia seppe tuttavia rialzarsi. Quel giorno di 75 anni fa fu un momento fondante per il nuovo Stato italiano e ha posto le basi della nostra democrazia. Il referendum del 1946 portò alla nascita della Repubblica italiana e con essa fu insediata l'anno dopo la Costituente, dove Umberto Terracini ne fu il presidente, che riuscì a fare sintesi di fronte alle differenti opinioni dei Costituenti fino a giungere alla stesura definitiva della Costituzione sulle basi dell'esperienza della lotta al fascismo. Da qui Terracini volle fondare insieme a Pertini l'Ampia, che doveva mantenere la memoria per salvaguardare la democrazia, la libertà e la solidarietà dettati dalla Costituzione. Ci rivolgiamo in questo momento soprattutto ai giovani, affinché sappiano fare propri i valori costituzionali che hanno permesso alla nostra società di riprendere il proprio posto nell'ambito della comunità internazionale
e di conoscere traguardi sociali allora inimmaginabili. L'esperienza vissuta in quei momenti deve essere di esempio per affrontare l'attuale crisi che stiamo vivendo e come allora che siamo stati in grado di sopportare grandi sacrifici per liberarci dalla dittatura, oggi dobbiamo combattere seguendo le regole e supportando chi è in trincea. Dobbiamo momentaneamente privarci delle libertà acquisite per il nostro bene e per tutta la collettività. Stiamo vivendo una pandemia mondiale e dobbiamo avere una strategia comune affinché si possa tutti insieme ritornare alla normalità. La ripresa sarà difficile e lenta, ma dovremo essere in grado di riscoprire i valori che hanno fatto grandi chi ci ha preceduto 75 anni fa, se vogliamo essere alla loro altezza. I giovani si stanno dando gli esempi giusti e sono senza condizionamenti per poter ricostruire le regole democratiche di una nuova società civile. Viva il 25 aprile, viva la libertà!